Quando guardiamo il firmamento, nelle notti stellate, siamo in pieno stupore. Quali segreti potrebbero essere nascosti dietro tutte le stelle scintillanti e i corpi celesti splendenti? Tuttavia, una domanda che interessa non meno agli esperti riguarda quegli oggetti che non possiamo vedere nel cielo notturno. La caccia al pianeta 9 è diventata come la ricerca del sacro graal astronomico. Sebbene molto parli del fatto che il corpo celeste dorma in questo momento nei regni più esterni del sistema solare, gli scienziati non hanno ancora dimostrato la sua esistenza. Ma perché? Perché non possiamo vedere Planet 9? È possibile che questo oggetto mistico non sia affatto un pianeta? Insieme a te andremo alla ricerca di indizi. Interessato a scoperte mozzafiato, eventi misteriosi e segreti irrisolti dell'universo? Allora iscriviti ad Simply Space, in modo da non perdere mai un altro dei nostri post in futuro. Se ti piace il contenuto dei nostri video, mostraci un pollice in su. Ora iniziamo il nostro viaggio galattico verso il leggendario pianeta 9. Ci auguriamo che il nostro video vi piaccia. Planet 9. Probabilmente il più grande mistero del nostro sistema solare. Da alcuni anni, i principali astronomi hanno ipotizzato che negli angoli più remoti del nostro sistema solare si nasconda un pianeta ancora sconosciuto. Molte indicazioni portano al fatto che un oggetto simile a un pianeta si trova molto al di fuori dell'orbita di rotazione di Nettuno. Tuttavia, se questo è davvero il caso e di cosa tratta effettivamente la struttura galattica, è ancora un mistero irrisolto. Fino a quando non sveleremo il mistero che circonda il misterioso corpo celeste, verrà semplicemente chiamato Pianeta 9. Questo nome deriva dal fatto che l'oggetto ipotetico integrerebbe il nostro sistema planetario con un ulteriore nono corpo. Il corpo celeste è tornato al centro dell'interesse scientifico nel 2016. A quel tempo gli astronomi statunitensi Konstantin Batygin e Mike Brown stavano studiando le orbite di diversi corpi celesti nella zona transnettuniana. Gli esperti hanno notato che gli oggetti osservati apparivano insolitamente raggruppati nelle loro posizioni. Questo raggruppamento galattico potrebbe essere spiegato al meglio con l'esistenza di un enorme pianeta nelle vicinanze. La leggenda del pianeta 9 era più rilevante che mai. Questo corpo celeste dovrebbe essere circa 400 volte più lontano dal Sole rispetto al nostro pianeta natale. Quegli oggetti transnettuniani esaminati nel corso della ricerca sono praticamente resti viventi dell'ora di nascita del nostro sistema solare. Nello specifico, queste formazioni, abbreviate come TNO, sono oggetti microscopici e ghiacciati. Normalmente questi oggetti sfrecciano attraverso regioni molto al di fuori dell'orbita di Nettuno a intervalli irregolari. Tuttavia i TNO che ora si stanno spostando al centro dell'attenzione galattica sembrano essere raggruppati e influenzati nelle loro orbite da una forza invisibile. Se la teoria che circonda il pianeta 9 fosse dimostrata vera, equivarrebbe a un vero botto astronomico. Molti esperti si sono entusiasmati dopo la pubblicazione dei risultati della ricerca. L'altro lato, tuttavia, era critico nei confronti della nuova teoria del pianeta 9. Per verificare i dati raccolti da Batygin e Brown, un gruppo di scienziati dell'Università del Michigan ha approfondito le osservazioni originali. I risultati pubblicati all'inizio di questo anno hanno inizialmente dipinto un quadro che fa riflettere. Le orbite insolite delle formazioni transnettuniane potrebbero essere spiegate senza l'esistenza di un pianeta vicino. Le scoperte di Brown e Batygin sono state distorte perché avevano esaminato solo una certa sezione, ma allo stesso tempo un team guidato da Kevin Napier ha sottolineato che questa circostanza non significa necessariamente che il pianeta 9 non esista. Brown e Batygin continuano a difendere la loro teoria originale. Ad esempio, Brown ha affermato che i dati raccolti da Napier indicherebbero anche l'esistenza del pianeta da scoprire. La caccia lunga anni al pianeta 9. La teoria su un altro membro finora sconosciuto del nostro sistema planetario non è nuova. Già nel 2006 lo scienziato Rodney Gomez sospettava un corpo celeste sconosciuto nelle regioni transnettuniane.
Indagini più approfondite hanno infine dimostrato che si tratta con tutta probabilità di un pianeta delle dimensioni approssimativamente di Marte. Nel 2014 il duo di astronomi Scott Shepard e Chad Trujillo ha pubblicato la tesi che potrebbe essere un pianeta terrestre distante. Si pensa che superi di qualche tratto le dimensioni della Terra. Le indagini degli astronomi spagnoli, effettuate pochi mesi dopo, hanno perseguito l'approccio che non solo uno, ma due pianeti potrebbero esistere nei regni più esterni del nostro sistema solare. Jacques Lascar, un rinomato astronomo francese, ha studiato le informazioni raccolte durante la missione Cassini. Sulla base di questi dati, l'esperto e il suo team sono stati in grado di restringere significativamente la potenziale area di ubicazione del pianeta 9. Il francese ha quindi compiuto uno sforzo concertato per garantire che il viaggio del veicolo spaziale fosse esteso. Con il progredire della missione, il francese sperava di acquisire ulteriori importanti conoscenze sulla posizione del pianeta 9, tuttavia gli sforzi dell'astronomo furono vani. Il progetto su larga scala fu terminato il 15 settembre 2017. Tutte queste teorie partono dalla premessa che Planet 9 sia un pianeta in senso classico. Tuttavia, altri ricercatori spaziali stanno ora avanzando un'altra tesi sorprendente. E se la struttura galattica in realtà non fosse affatto un pianeta? Che oggetto misterioso si nasconde dietro? Per prima cosa, l'ipotetico pianeta 9 è così lontano dal Sole che non possiamo vederlo con l'attrezzatura tecnica attualmente a nostra disposizione. Ma anche altre indagini di scansione altamente complesse non sono riuscite a portare alla luce del giorno il misterioso corpo celeste. Questa circostanza ha messo alcuni astronomi su un filo di pensiero completamente diverso. E se il pianeta 9 non fosse affatto un pianeta, ma in realtà un buco nero? Secondo la teoria, potrebbe essere un buco nero relativamente piccolo. Tuttavia la struttura corrispondente sarebbe ancora grande quanto un pianeta. Normalmente gli oggetti più massicci dell'universo vengono creati quando le stelle muoiono. Le stelle corrispondenti devono avere una massa enorme affinché da esse possa emergere un buco nero. Per molto tempo si è quindi ipotizzato che i buchi neri più piccoli dovessero ancora avere la massa 5 volte superiore al nostro Sole. Tuttavia, da allora, gli esperti hanno proposto la tesi che i buchi neri potrebbero essersi formati durante i primi anni dell'universo. Molti miliardi di anni fa, questi erano soggetti a condizioni completamente diverse rispetto a oggi, motivo per cui sono chiaramente più piccoli dei loro omologhi moderni. Nel mondo tecnico, questi rappresentanti più piccoli sono chiamati buchi neri primordiali. Secondo alcune teorie, i buchi neri primordiali potrebbero letteralmente inondare l'universo. Esiste davvero un piccolo buco nero nelle regioni più esterne del nostro sistema planetario, in orbita attorno al Sole? Il pianeta 9 è un piccolo buco nero? Per affrontare questa domanda, vale la pena dare uno sguardo al passato. Già negli anni 70 Stephen Hawking ipotizzò che i buchi neri potessero emettere radiazioni deboli, contrariamente alle teorie popolari. Comunemente, le affascinanti entità sono piuttosto note per divorare lentamente tutto ciò che si trova nelle loro vicinanze galattiche. Tuttavia, la radiazione teorica che un buco nero emetterebbe sarebbe davvero molto, molto marginale. Un buco nero con la massa del nostro Sole emetterebbe solo una particella elettromagnetica all'anno. Il tentativo di rilevare questa radiazione incomparabilmente debole dalla Terra sarebbe come una ricerca cosmica di un ago in un pagliaio. Un'impresa del genere sarebbe semplicemente impossibile. Ma la situazione sarebbe diversa per buchi neri piccoli e relativamente vicini, come il pianeta 9. Dalla Terra, però, non sarebbe ancora possibile misurare la radiazione potenziale della struttura. Un'escursione galattica nelle immediate vicinanze del pianeta 9 sembra più promettente. Il sorvolo di una sonda spaziale senza equipaggio potrebbe fornire nuove e rivoluzionarie intuizioni sul mistero cosmico. Tuttavia, ci sono ancora alcune enormi difficoltà che ostacolano un tale progetto.
oltre al fatto che la radiazione da misurare sarebbe incredibilmente debole, come accennato in precedenza, gli scienziati affrontano un altro enorme problema. Non conosciamo l'esatta posizione del pianeta 9. Quindi, su quale rotta il personale dell'Agenzia Spaziale dovrebbe inviare le sue sonde? Tale impresa sarebbe simile a un volo non pianificato nel blu. Affinché una missione così elaborata e costosa possa essere approvata un giorno, è indispensabile avere più informazioni. La ricerca continua. Se gli esperti riuscissero a determinare la posizione del pianeta 9 in futuro, questo potrebbe davvero essere il preludio a un progetto spaziale su larga scala. Successivamente, un veicolo spaziale senza equipaggio potrebbe partire per le regioni intorno al pianeta 9. Se si tratta davvero di un piccolo buco nero, l'astronave si avvicinerebbe al suo orizzonte degli eventi esterno. Successivamente, avremmo uno sguardo diretto sui più potenti display gravitazionali dell'intero universo. Questo, a sua volta, rappresenterebbe una pietra miliare rivoluzionaria nella storia dell'esplorazione spaziale. Sebbene i buchi neri siano tra gli oggetti più affascinanti dell'universo, non comprendiamo ancora appieno la loro esatta natura e il loro funzionamento. Forse la risposta a questo mistero dell'astronomia è più vicina a noi di quanto abbiamo ancora osato sognare. Nessuno sa quanti anni passeranno prima che il mistero del pianeta 9 possa essere finalmente risolto. Non appena gli scienziati riceveranno nuove informazioni sull'oggetto misterioso, vi informeremo sul nostro canale. Speriamo di poter stuzzicare la tua sete di conoscenza galattica con il nostro video. Sentiti libero di lasciarci i tuoi pensieri, feedback e opinioni sul nostro post nei commenti. Grazie per la visione. Alla prossima, ci vediamo presto.